Anche a Cosenza si è celebrato il 202° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta all'interno della caserma Paolo Grippo, struttura del 1500, ex convento dei Carmelitani Scalzi e che nel 1933 fu destinato in modo definitivo all'Arma dei Carabinieri. Guardi, oggi noi vorremmo solo condividere un momento di festa con la nostra gente che ci dimostra tanta stima e affetto. Purtroppo durante l'anno devo dire che ci incontriamo spesso con i cittadini per fatti negativi. Oggi cerchiamo di goderci questo momento di festa. Ovviamente celebrare e riscuotere l'affetto è una parte, poi la cosa più importante è guadagnarselo il rispetto e la stima ogni giorno, perché quello che è stato ieri non vale per domani. Per cui il fatto che l'Arma sia una gloriosa istituzione lo dobbiamo a coloro che ci hanno preceduto e soprattutto ai nostri caduti e a quelli che hanno dato tutto per l'Arma dei Carabinieri. Ma il domani è un'altra storia, per cui celebrazione, ricordo, ma anche impegno per la gente, altrimenti tutto viene meno e noi siamo qui nella provincia di Cosenza, siamo presenti, siamo ovunque e per cui la responsabilità è veramente grande, ma oggi è festa, per cui ce la godiamo e fra un paio d'ore siamo nuovamente per strada a fare il nostro dovere. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Cosenza, dottor Gianfranco Tomao, il questore di Cosenza, dottor Luigi Liguori, la dottoressa Manzini, procuratore capo facente funzione della Procura di Cosenza, e Sua Eccellenza Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza, e le numerose autorità militari e civili della provincia. Nell'occasione è stato schierato anche una rappresentanza di militari in grande uniforme speciale di comandanti di stazione della provincia. Ma guardi, direi che è prematuro tracciare un bilancio. Sicuramente, come tutti avete visto, l'attività è stata intensa, perché l'attività del carabiniere si divide in tanti settori, l'attività quotidiana di vicinanza ai cittadini e l'attività purtroppo quando accadono gravi fatti. Devo dire che questo periodo è stato caratterizzato da gravi episodi, gravi fatti di sangue, ma posso dire con una certa serenità che abbiamo dato una nostra risposta.